Una sconfitta sfortunata con qualche rammarico per il Foligno che al Palmieri di Bevagna cede 2-1 al Siena di Alberto Gilardino. Un KO che fa male perché è rinviata ancora la matematica della salvezza e che soprattutto costa la panchina Guido Vicarelli, di cui il DG Petritola ha annunciato l'esonero nel dopogara. Andiamo a vedere i riflessi filmati del match. Partita bella e intensa sin dalle prime battute, con le due squadre che si danno battaglia. All'inizio del Foligno è spigliato, ma il Siena ha la prima palla gol al nono quando Terigi va ad incornare su corner, ma c'entra un compagno davanti alla porta e l'azione sfuma. La risposta della squadra di Vicarelli è immediata. Al decimo Cesario ingaggia un corpo a corpo con Terigi e riesce a far partire il diagonale, ma la sfera lambisce il palo alla destra di Gragnoli. In campo si combatte, la sfida è piacevole. Al 25esimo break di Aruna sulla destra parla per l'inserimento di Mignani, ma è bravissimo Marricchi a sbarrare la strada in uscita. L'appuntamento con il gol per la formazione bianconera è rinviato di poco. A colpire Agnelli al 29esimo con un gran tiro da fuori area che non lascia scampo a Marricchi. In seguito uno spunto di Guberti al limite. Il Foligno però non ci sta e testimonia di essere una squadra che non molla. Poco meno di due minuti dopo, infatti, i biancoazzurri impattano. La rete del pari porta la firma di Broso, che dialoga con Cesario, si infila nella difesa senese e batte Gragnoli. Dopo aver rimesso a posto la situazione, il Foligno appare un po' più attendista e ad aggredire maggiormente il Siena, che colleziona varie occasioni. Al 34esimo l'ex Guidone sgomita in area e non riesce a tirare, scarica allora al limite verso Guberti, che indirizza il sinistro, ma Marricchi dice di no. Ancora più clamorosa la chance al 39esimo, con i toscani che sbattono due volte contro i legni. Dalla sinistra Guberti confeziona un cross per Agnello, che in sforbiciata la posizione defilata c'entra la traversa. Primo tempo che si chiude così, sull'1-1. Anche la ripresa inizia in maniera intensa da parte di entrambe le squadre. Foligno che ci mette sempre tanta determinazione, ma a creare palle gol è la squadra ospite. Al sesto infatti Martina va al cross dalla sinistra, Agnello raccoglie e mette in mezzo, dove Mignani di tacco sembra calciare a botta sicura sotto misura, ma Marricchi sfodera il miracolo. Il Siena alza il baricentro e fa girare palla, ma sono i falchi a divorarsi il 2-1. Al 32esimo un ribattamento di fronte clamoroso porta Broso ad innescare un contropiede 3-1. L'attaccante calabrese serve Cesario in area davanti a Gragnoli, ma la conclusione finisce clamorosamente fuori. La legge del calcio è crudele. Al 33esimo il Siena, scampato il pericolo, torna in vantaggio con una rete rocambolesca. Traversone dalla sinistra di Padulano, che trova Ilari a centro, pronto all'elevazione. La sua zuccata trova una deviazione fortuita che manda fuori tempo Marricchi e la palla si infila in rete. Una vera beffa per i falchi, considerato il possibile 2-1 sprecato pochi secondi prima. La chance più nitida poco dopo, da corner, con Cesario che impatta bene sull'angolo di Finetti, ma Gragnoli sfiora il miracolo. È quindi una sconfitta con grossi rimpianti per i biancoazzurri, che escono dal campo a testa alta. La vittoria del Grassina però mette ancora più pressione e avvicina nuovamente la zona calda, anche se i falchi sono ancora padroni del loro destino. In questo momento ci stringiamo attorno alla squadra e nel ringraziare il mister Vicarelli per il lavoro svolto fino ad oggi abbiamo deciso di sollevarlo all'incarico. Domani indiremo una conferenza stampa dove vi indicheremo quello che faremo fino alla fine del campionato. Grazie. Ci voleva, sotto tanti punti di vista, comunque arrivare da un periodo di risultati negativi, come vi avevo detto, non di prestazioni, perché a tratti, ma anche nelle ultime partite, avevamo creato tanto, avevamo giocato e quindi ci serviva una partita del genere, sofferta, però anche oggi abbiamo creato tantissime situazioni per raddoppiare, per comunque ampliare il vantaggio. E devo dire sicuramente un bravo ai ragazzi per l'attitudine, per il sacrificio che hanno messo. Mister, una vittoria che testimonia quanto è strano un po' il calcio. 10 secondi prima avete rischiato di prendere il gol del 2-1, capovolgimento di fronte, avete segnato con l'azione forse più sporca, tra virgolette, che avete creato. Sì, assolutamente. Sapevamo che loro potevano impensierirci, potevano creare delle situazioni anche con queste palle lunghe sui due attaccanti, con le spizzate sulle seconde palle. Avevamo lavorato in questo modo qui, poi sia nel primo tempo abbiamo creato diverse situazioni, il palo, altre situazioni, una palla di Mignano, un'altra palla di Guidone e Bani, credo. Bani. Sì. E poi è arrivato questo gol voluto, cercato fortemente, è stato bravo.